La mostra San Salvo ieri, oggi e domani, organizzata dall'Associazione Università Cultura e Società in collaborazione con il periodico di Economia e Cultura d'Impresa, Presenza e Azione e l'archivio storico Fotogino, è una mostra che si propone innanzitutto di ripercorrere la storia e le radici di San Salvo nell'ultimo secolo. Abbiamo innanzitutto una sezione che prevede scorci urbani e paesaggistici della città, con il pezzo forte della mostra che è una foto risalente al 1907 di Corso Garibaldi. Qui possiamo vedere tutto lo sviluppo che in un secolo ha avuto una città. Vediamo una strada serrata con aratri, con buoi, carri con buoi, un ambulante con una bilancia e, cosa che pochi ricordano a San Salvo, pochissimi, una fornace al centro della città, una fornace pubblica che tutti i cittadini potevano utilizzare. Questo quadro è inserito all'interno di una più ampia visione della città, con alcune comparazioni tra antico e moderno, come il quadro della Porta della Terra, com'era e come oggi. Passando per un periodo di transizione, quando non è stata presente, che la chiesa di San Vitale era visibile da tutta Corso Garibaldi. Successivamente alle immagini della città, abbiamo pensato che per ripercorrere bene la storia di un popolo è importante ripresentare le immagini delle persone e degli uomini che hanno fatto la storia. Qui abbiamo una sezione in cui abbiamo riportato tutti i grandi personaggi che hanno visitato San Salvo. Abbiamo foto con Aldo Moro, foto dell'evento storico della visita di Papa Wojtyla alla Magneti Marelli, foto del presidente Fanfani, del presidente Andreotti e una foto inedita con Monsignor Loris Capovilla, che era arcivescovo della nostra diocesi e per lungo tempo segretario di Papa Giovanni XXIII, oggi arcivescovo emerito di Sotto il Monte. Abbiamo poi un'altra foto inedita, molto importante, che è la foto della caduta della Porta della Terra, quando fu demolita per agevolare il progresso della città e quindi per allargare la piazza principale di San Salvo. Sono queste foto risalenti alla Seconda Guerra Mondiale che provengono dal Museo di Londra, dal British Museum. Sono foto che ripercorrono le immagini delle forze alleate venute sul fronte che passava per San Salvo e in particolare abbiamo una foto con un carro armato nei pressi della chiesa di San Rocco che è situato lì per molto tempo, ancora molta gente lo ricorda, i bambini intorno andavano lì a giocare addirittura, poi fu smaltito successivamente. Le tappe dello sport nella città. Abbiamo qui delle foto rarissime del primo Giro d'Italia del 1959 che passò proprio in paese e una foto di un appassionato di ciclismo di San Salvo, nello scorcio della Porta della Terra, Don Confucio Ciavatta, un noto cittadino di San Salvo dell'epoca. Poi abbiamo una carrellata di foto riguardanti il calcio. Abbiamo numerose squadre che si sono succedute negli anni, abbiamo foto che vanno dagli anni 40 fino quasi agli anni nostri, fino a quasi al 2000, abbiamo foto di calcio femminile, Torneo della Pace e un momento magico per il calcio a San Salvo, le foto della Serie D, del periodo in cui la squadra sansalvese riuscì ad arrivare nel girone di Serie D, quando era sotto la presidenza del signor Vito Tomeo, un noto imprenditore sansalvese oggi scomparso. Memorandum di foto riguardanti scolaresche e gruppi di bambini vari, tra cui gruppi di comunioni e gruppi di colonie marine organizzate dall'amministrazione comunale. Tra le foto riguardanti le scolaresche abbiamo una foto, un reperto molto antico che è una foto risalente al 1912, sempre dell'archivio Fotogino.
in cui si riconoscono appunto gli abiti tipici degli anni 10 delle maestre e tutti i bambini con i vestiti dell'epoca. Poi abbiamo le foto, variano in tutte le epoche, fino a epoche moderne, fino agli anni 90, passando per l'epoca fascista, e arriviamo poi alle foto dei gruppi di comunioni e le colonie marine. E qui molti si divertono innanzitutto a riconoscersi e a vedere lo stile balneare durante l'epoca, quindi i costumi e l'abbigliamento marino. Abbiamo voluto dedicare una sezione della nostra mostra a un salume tipico del Vastese, che oggi sta per ottenere il riconoscimento del marchio DOP di origine protetta, è la ventricina. Abbiamo in questa sezione innanzitutto la ricetta, quella principale: nessun conservante, carne di suino, peperone tritato, sale e semi di finocchio, e poi tutto il procedimento che va dal taglio della carne alla raccolta del peperone rosso che poi verrà tritato, all'essiccazione del salume e avvolto nello strutto per meglio conservarlo, fino al piatto finale che è la fetta di ventricina. Per finire abbiamo una raccolta di fotografie amatoriali. L'abbiamo voluta mettere su per testimoniare il grande numero di appassionati presenti nella nostra zona, e la maggior parte sono studenti universitari o comunque ragazzi del territorio che, anche sfruttando le nuove tecnologie nella foto, che quindi rendono questa passione molto meno costosa e più accessibile rispetto al passato, si dilettano in questo sport, se così vogliamo chiamarlo. Queste foto sono state poste a concorso e il pubblico e i visitatori possono esprimere 3 preferenze. Alla fine della mostra le preferenze espresse saranno conteggiate e le foto migliori saranno pubblicate sul periodico Presenziazione. Per concludere, non possiamo non ringraziare innanzitutto l'archivio storico Fotogino, gli sponsor e l'amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio per la realizzazione di questa mostra.